interpretazione che ha richiamato qui al Forum di Assago un pubblico che ha riempito questo magnifico impianto ai limiti della capienza. È già iniziata la partita tra gli artisti TV e la rappresentativa dei DJ, la gente si sta divertendo moltissimo. Io passo immediatamente la linea alla Jalapa Band, che mi sembra possa fornire il commento più adeguato a questa parte dello spettacolo. Poi naturalmente vi ricordo la selezione Inter Milan contro la nazionale italiana di calcio a 5. Buon divertimento. Grazie Rino, sono Rino Tommasi, prendo la linea io. Va bene Marco, ti ringrazio. L'incontro è iniziato da 5 minuti, è sempre 0-0. L'incontro per il momento è quello fra la nazionale dei DJ, disc jockey, e la nazionale dei tizi della televisione in questo momento. Si è già fatto valere Gerry Scotti, che ha già sudato per 7 barili. Gerry Scotti è in campo da pochi minuti e già non ce la fa più. Vogliamo ricordare lo schieramento in campo? Allora, in questo momento per gli artisti TV vedete in campo con il numero 10 Ugo Conti, va sul pallone, seguiamolo. C'è Bonolis, allarga sulla destra, una carocchia fetida. Una bella sfiatella, viene eseguita inutilmente da Ugo Conti, che ricordiamo nella vita fa il commercialista, in realtà non è un attore, nessuno lo conosce, però ha fatto alcuni film con Salvatores per questo motivo. Intanto è in campo anche se mi pare impossibile, Umberto Smaila. Umbertone Smaila che si fa già valere. Per fortuna tutti lo ignorano, per il momento vi siete persi soltanto due bellissime azioni di tedeschi. Bellissime. Bellissimo, esagerato, dai, per piacere. Sì, hanno rischiato la vita alcuni spettatori che sono stati quasi colpiti dai tiri di tedeschi. Ma avanzano i DJ, che sono quelli, non l'abbiamo ancora spiegato, con la maglia che dà sul rosso, per la precisione una maglia arancione con degli scacchi che farebbero inorridire anche Missoni. Inquadrato Paolino Maldini, che giocherà, immagino, l'incontro successivo. E questo è kickoff, vedete un'inquadratura di kickoff che ci rende bene l'idea di questa azione. Potete giocare anche voi da casa applicando infatti il joystick al televisore, ma attenzione a Smaila che perde ovviamente il pallone, anche la faccia. Grossa mobilità di Smaila, mentre viene avanti l'unico giocatore forte dei DJ, il numero 18. Sì, scusami, volevo dire una cosa, il numero 18 è Mario Forgetta, ma c'è uno scandalo del quale noi vorremmo rendervi partecipi. Dillo Giorgio. Che non c'è Awanagana. No. Nella nazionale DJ manca Awanagana. Ma a me l'hanno dato col numero 1, col numero 16 e col numero 5, possibile. E invece non c'è, probabilmente saranno quali di giochi di potere. Vi comunichiamo che Mario Fargetta dopo quel fallo non potrà più camminare, ma purtroppo potrà ancora parlare via radio. Intanto ha già battuto il calcio di rinvio. Bello questo scambio tra Ugo Conti e Paolo Bonolis, due ignoranti del pallone come potete vedere. Beh, ma Bonolis di più se fosse possibile. Intanto vedete Smaila. Ignorante mi serve un termine un po' tecnico, però chi ha visto questo passaggio di Smaila può capirti, anche se non ne conosce esattamente il significato. C'è da dire che Smaila è poco mobile, ma in compenso coi piedi non ha l'idea assolutamente. Questo lo avvantaggia parecchio. Stanno toreando da un quarto d'ora Albertino, vedete Smaila, uno scatto imperioso, il suo viene anticipato sempre da Fargetta che viene dribblato e preso in giro abbastanza. Tenta una finezza e poi l'autorete Bonolis, non riesce in nessuno dei due casi. Io vorrei farvi soffermare sui nomi di alcuni DJ, tipo un certo Ringo, poi c'è Fiorello. Ma Ringo Amadeus è quello dei Ringo Boys, è lui? Sì, perché ha il cervello dei Ringo Boys, ma attenzione a Smaila che la mette al centro per Gerry Scotti, che stranamente non è mobile. Sì, strano è che non si sia avventato sul pallone. Attenzione, contropiede. Ottimo stop. Il portiere Mario Bellavia, ottimo lo stop, ma non il suo rinvio, che comunque favorisce in qualche modo Gerry. Poi Ugo Conti sul pallone, funge da regista e questa è la cosa grave per la squadra. Riceve il triangolo. Scusami Carlo, era il pallone che era su Ugo Conti, mi spiace correggerti. La palla sono cose essenziali. Avete Gerry Scotti che si prova con colpo della strega, chinandosi per terra per raggiungere. Ma siamo collegati con di fianco Fiorello. Da Guanno prendi la linea, i testi se non sbaglio di chi sono di i testi? Paolo Ziliani. Esatto. Mi raccomando, non intervistare Giovanotti, vai. Ma cosa ci fai qua te vestito così? Io penso, lo dico ancora una volta, in qualità di straniero di questa squadra, mi scuso innanzitutto per il sudore che si vede davanti bene, alla telecamera. Ti ringraziamo Alberto, locali, è stato molto interessante. Mette scoppiato in questo momento. Sì, io direi che possiamo... No, dai, pianta. Prendilo a calci. Qui con il signor Dudi De Berlusconi che stiamo pensando di comprare questo palazzetto perché ci piace molto. È vero, l'unica cosa giusta, c'è Dudi Berlusconi qua a un metro. Va bene Alberto, mi sembra che ci sia il pulmino che lo aspetta. Comunque, fuori sì, per l'istituto. C'è anche uno che si spaccia per allenatore, ma come fanno a prenderti sul serio? Dai, impossibile. No, infatti non lo fanno, però mi sto sforzando moltissimo, sono allenatore della squadra. Anche perché non so giocare un cacchio io proprio zero, però mi stiamo divertendo. Beh, invece in compenso sei fare l'allenatore, no? No, però sicuramente è meglio di saper giocare, quello no, non lo so, però siccome mi mandava di venire qua fare per forza, però non sapevo giocare, ho detto faccio allenatore, però sono arrivato adesso. Se qualcuno della Jalapas, non so, una richiesta, qualche disco binario, non so cosa no, facciamo. Che tu interrompa questa intervista e ci permetta di seguire voi, l'incontro. Va detto di positivo che è uscito per la TV
Bonolis ed è entrato al suo posto Fabio Treves. Sì, Bonolis era sudato veramente come un cammello, è notorio che i cammelli sudino tantissimo. Ma a differenza del cammello, Bonolis ha una gobba in più, sono cose strane. È uscito anche Gerry Scotti, è entrato al suo posto Franco Pinic, Smaila che riceve cinturato da Tergo, l'arbitro non interviene. Ricorda Borgonovo nelle movenze Smaila, bisogna dirlo. Sì. Abbiamo visto dietro ad Aguano anche Leone di Lernia, il vero mito, quello che ha riempito questa sera il Palaforum di Assago. Ricordiamo che l'incontro e l'incasso è devoluto per la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, mentre inquadrato è Fausto Terenzi, un uomo inutile e dannoso per la sua squadra. Okay, Giorgio, non so se la parola inutile sia azzeccata, intanto sul pallone vediamo c'è un contropiede, il recupero di Maurino, di Francesco, triangolo di Smaila, dai e vai, purtroppo niente da fare, viene rimpallato il suo tiro Oppini da Amadeus, poi Oppini il capitano tenta, coraggioso anche direi, perché questo stop che ha tentato era veramente coraggiosissimo, ha fatto anche la sua capigliatura coraggiosa. Devi sapere che Franco Pini è un collezionista, colleziona figuracce, ne ha appena eseguita una poc'anzi. Ma sta per rientrare al posto di Smaila Tedeschi. Sì, un po' più di mobilità quindi per la squadra degli artisti televisivi. Giorgio, volevi dire qualcosa? Sì, potrà interessare che tra i DG è entrato un certo Massimino che una volta faceva il presidente. Dai, veramente? Faceva il presidente il Catania, adesso si diletta nel fare il DJ. C'era un lancio per Tedeschi che sostiene di aver giocato nella Sampdoria, ovviamente nessuno ci crede, ma fanno tutti finta. Ma nemmeno lui ci crede, eh? Cioè lui lo dice, però non ci crede assolutamente. Inquadrato purtroppo ancora Fiorello. Per fortuna il regista Poppi Bonnici ha staccato prontamente la camera. Ed poteva è Terenzi. Fare dei danni a casa quell'inquadratura. Ancora Terenzi. È stato bellissimo. Anche lui, non so stabilire se abbia più mobilità, lui o Gerry Scotti, è un problema. Sicuramente suda di più Gerry Scotti, almeno per il momento. Ma per il replay. Si è procurato comunque questo fallo, è andato anche a picchiare la capoccia contro la spalla di Oppini. Franco Baresi, signori, Franco Baresi. Un mito per tutti noi, franchigia Baresi che firma autografi o fatture, non lo sappiamo. Ma ecco Gerry Scotti. Daguanno e Gerry Scotti, vai Daguanno. Eccolo qua, Gerry, ti hanno chiamato in causa i tuoi amici della Jalapa, sei sicuramente il più sudato di tutto il forum. Sì, sì, ma perché io avevo fatto un lungo riscaldamento prima a differenza di loro. E infatti, comunque no, meglio sicuramente, e questa è satira, consiglio per la Jalapas, meglio il gioco dei 9 che il gioco dei 5 per te. No, 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 guardami, io non vi sento, c'è poco che fate i furbi. Sono fortissimo, se Tedeschi avesse passato avrei anche segnato, guardate meglio la moviola. Ma adesso la mossa della partita, quale dovrebbe essere? Dentro Gerry Scotti e fuori? No, no, noi abbiamo deciso di cambiarci ogni 3 minuti comunque due giocatori per essere sempre freschi. Ok, grazie, e linea allo studio. Ringraziamo Gerry Scotti, noi ringraziamo invece Alberto Daguanno. Inquadrato in questo momento Cecchetto che cerca di togliersi la cispa dagli occhi, sono scene belle. Ma quello è Dudi, quello accanto a lui è Dudi. E accanto a lui c'è Dudi Berlusconi. Con una pettinatura venieristica, credo, è proprio lui. Attenzione però Tedeschi, serve sulla destra a Vatantuono, pericoloso il suo dribbling per la sua squadra, infatti perde palla. Si gira e si volta come un ippopotamo, Vatantuono perde la palla, ancora Oppini, Tedeschi potrebbe scagliarla, non lo fa. E cade rovinosamente. C'è un fallo, c'è un va fallo. A picchiare il pancino per terra, calcio di punizione. Vediamo il replay sapientemente orchestrato. È silentissimo il fallo. Guardatelo, gli tolgono la gamba d'appoggio e va a picchiare il campocciolo. Grandissima questa inquadratura. C'è da dire che Tedeschi non passa la palla neanche a pagamento. Ma adesso può scagliarla in porta, vediamo se lo fa. O contro quella macchina che c'è sullo sfondo, che però il pubblico non vede da casa. Un bel tiro ed è calcio d'angolo. Ottiene un calcio d'angolo e esegue un'espressione alla Maradona, quando Maradona fingeva di aver subito un torto. Senti Carlo, ma come sono le regole fondamentali di... del calcetto, perché ma devo essere qualcuno sincero, da casa non le conosce, qualcuno potrebbe non conoscerle, allora lo posso rincuorare. Scusate, c'è che il papà, non le conosco neppure io. Il papà di Giovanotti inquadrato, salutiamolo, che è anche lo zio di Garibaldi, l'avrete riconosciuto. Rimessa laterale in favore dei DJ, perlomeno così deciso l'arbitro, non sembrava francamente. Il lancio in profondità pericolosa, l'uscita di Bellavia, il portiere degli artisti TV, che riesce comunque a liberare mettendo il palo laterale. Ora non so se sia più ardito definire Marco Bellavia un artista TV oppure un portiere, fate voi a casa. Lo scopriremo solo vivendo. Attenzione! E spreca un gol. Poteva essere il primo gol, invece niente da fare, il proprio Massimino, così almeno all'anagrafe, Massimino di nome e anche di cognome, è stato lui a sprecare il gol, mentre Paolo Bonolis viene avanti, vediamo ancora inquadrature. C'era Bobo Craxi, se non ho visto male. Dove, in campo? No, per fortuna era saltato sugli spalti, intanto alleggerimento all'indietro, eccolo, l'avevo riconosciuto. Inquadrato, ma Daguanno non può giungere col microfono, ed ecco la Parodi con Smaila, vuoi intervistare Smaila? Vai Cristina, i testi so di chi sono di Paolo Zigliani, vai pure. Grazie mille, vicino a me Umberto Smaila. Allora Umberto, la Jalapas Band ha criticato la tua agilità in campo, difenditi, ti prego. È troppo facile, è come sparare sulla Croce Rossa, voglio dire. È un humor scontato, banale, anzi dovrebbero dire bravo Smaila, il migliore, più magro e più bello. Diciamo centravanti di sfondamento. In tutti i sensi. Come sta andando la partita? Inquadrando, no, un attimo.
Inquadrature ardite. Il regista Poppy Perani ha esagerato con le inquadrature. Questa è la vendetta delle femministe questa sera. Senti, ti diverti? Molto, però non pensavo che fosse così difficile correre su questo pratino. Sembra una cosa, invece fanno male i piedi tremendo. Quando rientri in campo? Ma non so se mi vorranno ancora. Pensi di aver già finito la tua performance? No, penso di no. Mi guardi, continuano impietosamente a riprenderti. Beh, insomma, sono diciamo che ho una struttura plastica. Senti, allora io ti ringrazio, ripasso la linea alla Jalapas. Grazie, grazie Parodi. C'era Teschi che cercava di dribblare anche sua sorella, non c'è riuscito, l'arbitro ha inventato un calcio di punizione con fantasia tipicamente latina, si va quindi alla conclusione diretta da una gente fischia, per chi sta tifando il pubblico, Carlo? Per i DJ, secondo me contro tutti, però... È entrato in campo Giovanotti, ecco perché fischiano, calcio di punizione di Abatantuono. Diego Abatantuono fa la barba al palo, allora dovrebbe farla anche a se stesso. Giovanotti fa anche, oltre ad allenare, tende di giocare. Ma attenzione, è gol! Ed è il primo gol, è il primo gol dell'incontro, 1-0. Uno schema lungamente riprovevole in allenamento, è andato alla perfezione, vediamo adesso il replay. Ricordava Gerd Müller quando si fa un caffè a casa, più o meno nelle movenze, però è riuscito a metterla dentro. Lo scatto felino era quello, siamo al 16° minuto, perlomeno secondo il mio orologio che funziona però a Carbonella. Diego Abatantuono ha segnato l'1-0. Ed ecco il replay puntualissimo. È entrato in campo Giovanotti e hanno incassato un gol, questo la dice lunga. Infatti è uscito, no, è ancora in campo invece. Ancora Giovanotti in campo. Gambe lunghissime, ma i piedi sono quello che sono, diciamolo. Dovrebbero mancare solo 3 minuti a termine del primo tempo. Dicevo che molti DJ hanno dei nomi da subnormali, ma in realtà probabilmente sono molto meno intelligenti. Sì, questa è la nostra ipotesi perlomeno. Intanto hanno battuto a metà campo, perdono subito palla per l'intervento di Ugo Conti. Fischiato Giovanotti, questo va detto anche all'ingresso in campo, è stato fischiato! Ugo Conti ha rimbeccato! E vammela piglia, ha urlato. Ho visto chiaramente, te l'appoggio lì, te la tocco piano, ha detto. Non osservatelo, parlava della palla, ecco il splendido replay. Il lancio di Tedeschi e soprattutto di Quale, lo stop e la palla rantola in rete e la palla tornò sola nel sacco. Bellissima questa inquadratura, vedete la palla sotto le gambe del portiere. Il portiere mi sembra eccessivo, è già ripreso il gioco e Gerry Scotti ci delizia con un colpo di tacco. Attenzione, riparte un uomo, un perché, il numero 4, si tratta di Massimo Valli e si vede tutto in questa azione. Era tutti l'hanno riconosciuto, specialmente i parenti più stretti. Sbaglia uno stop, Corrado Tedeschi, no! Palo, anzi traversa. Clamoroso palo di Corrado Tedeschi che si dispera. Sta ancora vibrando la rete. Si dispera per la sua esistenza, non per il palo. Mentre Gerry Scotti, invece di raccogliere il pallone a porta vuota, ha deciso di disperarsi anche lui, è stato tutto inutile. Sono saltate le marcature, ormai Gerry Scotti è da solo. Potrebbe ricevere, invece no. Ugo Conti si beve. No, no! Fa accademia come Van Basten ormai, Abatantuono. Potrebbe passare dietro il portiere, ma invece sembra anche Giro Limoni da questa inquadratura. Ancora la palla indietro, dove Tedeschi fa il bello e il brutto e il cattivo tempo, che poi sono in alcuni casi le stesse cose. Palla fuori, perché quello codino chi è? Quello lo scopriremo solo vivendo. È il codino che copre il numero, è il numero 2. Il numero 7 è Chicco Secci. È proprio Chicco Secci, un uomo, un fantasista, ma c'è da Guanno con Terenzi, preferiremo non passargli la linea, però vai fesso, vai con l'intervista. Ti ringrazio, ti voglio bene. Ecco qua Fausto Terenzi, l'unico DJ con un nome normale e probabilmente anche con una faccia normale. Adesso, oddio, ufficiale, siete veramente scarsi. No, non è che siamo scarsi, è saltato il centrocampo. L'uscita di Fausto Terenzi ha squilibrato gli equilibri della squadra. No, ma adesso nel secondo tempo ci rifacciamo. Cosa vi fate? Ma io penso un 3-2 per questa noi. È una bella domanda. Questa era una bella domanda, non l'ha capita, te l'hai fatto. Attenzione, cosa vi fate? Siamo Gerry Scotti, evitiamo viene di farlo di più del primo tempo, anche perché noi è la prima volta che giochiamo insieme, quindi abbiamo anche delle scusanti. La scusante poi è Giovanotti in panchina, dai. No comment. Era meglio Herrera, era meglio. Allora chiediamo un commento a Linus. Probabilmente lo spogliatoio adesso si scatenerà contro l'allenatore. Come sa chi finisce al termine della stagione? Penso che lo faremo rivestire nello spogliatoio l'allenatore. Abbiamo un po' squilibrato la squadra con il suo ingresso in campo, ma d'altronde lui non voleva nemmeno giocare. Abbiamo noi insistito e ora paghiamo questa colpa. Adesso ci vogliono magari i capelloni in squadra, così confondete l'idea agli avversari. Siamo una squadra femminile in realtà, vista la di dietro, è abbastanza imbarazzante questa gara. L'ha detto lui, non l'abbiamo detto noi, linea alla Jalapas. Ecco Alberto, ti ringrazio, se vuoi fare tu la telecronaca già che ci sei fallo pure. Intanto sta per finire il primo tempo, siamo giunti infatti al fischio finale, ti ringraziamo di esistere. A questo punto purtroppo per noi e per voi c'è la pubblicità, tra poco. Rieccoci a voi, vedete inquadrato in questo momento Massimo Marianella, colui che prenderà il nostro posto quando cambieranno le squadre in campo e giocheranno la selezione Milan-Inter contro la nazionale di calcetto. Lo vedete in faccia, sembra un quadro di Picasso più che un uomo.
mentre questa non sappiamo chi sia. Stiamo osservando l'intervallo dell'incontro fra i DJ. Stiamo osservando delle ragazze più che l'intervallo dell'incontro fra DJ. Infatti, ricordiamo che il nostro regista Poppy Perani è omosessuale. Non c'è bisogno di sottolinearlo. Beh, questa comunque fa piacere vederla. Ricordiamo il risultato, che è 2-0 per la nazionale degli attori e televisivi. Artisti TV si chiama, il cui allenatore è un certo Vittorio Fagioli. Beh, vedo che comunque stanno spaziando con le inquadrature, sono sempre cose molto belle, direi. Da prendere al volo, direi, addirittura. Mentre nel primo tempo si è vista veramente la squadra dei DJ unire l'utile al dilettante. Questa è stata la performance proprio. Vedo che DJ. L'arbitro comunque è già disposto al rientro in campo delle squadre, pochissimi minuti di intervallo fatti rispettare. Vediamo se Daguano ha subito un'intervista. Esatto, c'è qui con me il cantante Beppe di Elio Bergomi. E le storie tese, l'avete riconosciuto tutti. Come mai sei qua? No, non è Bergomi. Digli di sbagliare un congiuntivo. No, sono Bergomi, aspetta un attimo. Mi hanno detto di sbagliare qualche congiuntivo, magari col mister vi allenate in settimana. Com'era quella di ieri sera, che il gatto nel sacco? Come... No, esatto, era proprio così. Non dire gatto se non l'hai nel sacco, che fa rima secondo Trapattoni. E non sono secondo lui. Secondo lui. No, adesso seriamente si fa per dire, dopo sei in campo regolarmente, sì. Sì, penso di giocare poco perché è un problema una caviglia. Però... E tu pensi ai problemi che hanno questi qua e ti puoi consolare? Sì, sì, ma sono andato a trovare quelli del calcio a 5, sono già lì tutti concentrati che ci vogliono dare una bella batosta. Hanno già battuto il Parma a settembre 9-2, dovremmo stare molto attenti. Sta mettendo tutte e due le mani avanti, comunque Rino Tommasi, che è esperto di quote, non dà nemmeno la quotazione perché dà per strafavoriti, ovviamente, i nazionali di calcetto. Come ti difendi? No, ha perfettamente ragione. Cercheremo di limitare i danni oppure ci metteremo d'accordo con loro. Ok, grazie al cantante di Elio, le storie tese, in linea alla Jalapa. Grazie mille Alberto, e siamo tornati sul campo. È iniziato infatti il secondo tempo, inutilmente per il momento hanno battuto metà campo, però c'è un recupero di palla di Abatantuono che però non riesce a bloccare con il tacco. Ecco, qui invece questo c'è... perché non è in campo con i DJ? Lo credo vedo che sia bene. Uno spot per la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Nel frattempo vediamo il pallone che vola dall'altra parte. Ancora Abatantuono che non riesce a stoppare il pallone, se lo fa sfuggire, e quindi rimessa laterale. Continuano a inquadrare il pubblico, dovremmo riconoscere belle. Qualcuno. Eccolo qua. Infatti in campo c'è Leopardo. È entrato Leopardo. Bel primo piano su di lui. Bello questo lancio. Ottimo. Direttamente palla fuori. Questo lancio di Mario Bellavia, il portiere della Nazionale degli Artisti TV. Vi ricordiamo che il portiere, con il rinvio che deve effettuare con le mani, non può varcare la linea di metà campo, altrimenti viene percosso dall'arbitro con un grosso randello. C'è un calcio di punizione per gli avversari. In questo momento comunque la palla ce l'hanno i DJ, che devono assolutamente recuperare le due reti che hanno al passivo. Un tiro bella parata, la blocca. Sì, usciva di 6 metri, bisogna dire. Però lui l'ha bloccata, con noncuranza. In campo c'è Treves, se lo si vede, infatti inventa un assist geniale per gli avversari. Recupera poi Leopardo. Bello questo pallone per Treves, c'è una nota intesa che dura da anni tra Treves e Leopardo, però i due questa sera non giocano assieme, non se ne attenzione, sono accorti. Smaila, un quarto d'ora per fare un colpo di tacco e lo sbaglia. Attenti al lupo, la potrebbe buttare dentro. Grande parata. E Mario Bellavia si rivela un vero portiere. E poi si rivela invece una ciofeca rinviando la palla oltre metà campo, cosa che non potrebbe fare. Mentre vabbè, ormai giocano i portieri a metà campo, sono cose strane che succedono in questo campo. Saltano gli schemi. Attenzione, questo credo che sia Bingo o Ciuffi o Puddu, non lo so. Forse a Wanagana, Me l'hanno dato. Wanagana, Marco, purtroppo è uno scandalo. Non scusate, è stato Jerry Scotti campo. È completamente calvo. Uno scoop in diretta, lo vedete. Il dubbio l'avevamo, ma non vogliamo infierire su di lui perché già lo fanno tutti i giorni al gioco dei nove. Parliamone bene di quest'uomo. Uomo, adesso uomo. Non esagerare, non farti prendere dall'entusiasmo. Allora non parliamone, che è il modo migliore per parlarne bene. Battuto ed è un bel gol. È un bellissimo gol questo. Ha segnato Puffi. No, è sempre... è Mario Fargetta che sostiene di aver giocato in Serie B, e magari è anche vero. Sì, potrebbe però... essere vero, vediamo il replay infatti. Però credo a bocce, non a calcio, comunque bello il suo gol. Bello si inarca e si inocula e la mette nel sacco. Ha urlato anche Vamme, l'ha pigliato, toccandola piano, già battuto a metà campo. Da Smaila un po' stanco, sembra Muraro, lo ricorda nettamente nel movenza. Attenzione perché c'è Stringara, i quattro, è inutile che dicano che è un certo Massimo Valli, che non so chi sia. È proprio lui, Paolo Stringara, colui che cantava Torero Camomillo Ballaccio allo Zecchino d'Oro alcuni anni fa. Fallo su Fargetta, autore della rete che ha accorciato le distanze per i DJ. Zuppetta quando entra? Non lo so, credo sia ancora in panchina. L'autore del fallo invece è Treves, che è riuscito a fare due stupidaggini al prezzo di una. Prima ha dato via la palla, poi un fallo. Il pallone viene bloccato facilmente ed ancora da Treves, e proprio Treves potrebbe perdere il pallone, ma invece lo dà Smaila, quindi l'ha perso. Comunque, ancora Bonolis, bello, un lancio sapiente, sembrava Luisito Suarez quando ha la piorrea. Mentre ancora Abatantuono in pressing riesce a disturbare soprattutto con l'alito il suo avversario, ma la palla
finisce nuovamente tra le mani di un certo Frangetta o Fargetta o... È proprio Fargetta, si inocula ma viene fermato e perde un ginocchio. Fargetta poteva servire Porchetta accanto a lui ma invece è stato fermato. L'arbitro fischia un fallo a favore della Nazionale Artisti TV. L'arbitro... Scusa, Giorgio Porchetta con che numero gioca? Che io non ho qui tutti i numeri. Col 32, credo. Attenti, Gerry Scotti tocca un buon pallone mettendolo fuori. L'errore è stato di Treves, che ha dato la palla in avanti a nessuno, cioè a Gerry Scotti, quindi la palla si è persa fuori. E ancora Fargetta, ormai regista a tutto campo della formazione dei DJ, che stanno perdendo per 2-1. Bello, Cristina Parodi. Sì, ma il morale dei DJ è molto alto. Qui hanno appena segnato, c'è Amadeus contentissimo. Perdiamo 2-1, ma adesso recuperiamo, rimontiamo, tranquilli. Bisognerà fare qualche mossa tattica particolare. Cosa dovrei entrare io? No, finché sto fuori hanno speranze di vincere. Siamo d'accordo con te, Amadeus. Finché siamo fuori. E Linus, guarda, va benissimo. Non capisco tutto questo umorismo da parte di Amadeus. Calcio, evidentemente. Come? La desinenza in uso, a parte Matteus, non porta bene al calcio, evidentemente. Vabbè, vedremo. Io ripasso la linea alla Jalapas. E faccio un gol. È pareggiato la squadra dei DJ. Con... Il gol viene convalidato. Con non si capisce perché l'hanno toccata in 52, credo. Non so se era Fiorello o Bidello, non ho visto bene. Dovremmo avere il replay. È entrato Claudio Cecchetto in campo nel frattempo. Vediamo di nuovo. Ma chi è stato il gol di Massimino. Gol. Ecco, il gol di Massimino, due pari quando Smile aveva avuto sui piedi, se possiamo definire i suoi piedi, l'occasione per il 3-1, non ha chiuso l'incontro e quindi a questo punto parità. È in campo Tedeschi l'unico che può cercare di far pesare di nuovo la bilancia in favore di Artisti TV. Per far pesare la bilancia è molto più adatto Gerry Scotti. Ma la palla esce. Purtroppo questo tiro di Corrado Tedeschi era veramente brutto. C'è intanto lo zio di Jasch Gavronsky. Credo lo zio di Jasch Gavronsky, no, inquadrato credo, in credo che momento. Sia il figlio, a giudicare dall'età. Comunque si scarnofiava allegramente il naso. Mentre attenzione al contropiede, un contrapedu, come direbbe Lazzaroni, viene giustamente arpionato. Era credo Zuppu quello che si è lanciato in contropiede. E adesso invece sarà Zoppo dopo questo intervento. Vediamolo dall'alto. Bello. È Maurino Di Francesco che gli ha sbarnato una caviglia. Pulito sulla caviglia, d'altra parte. Rassicuriamo subito i familiari, non potrà più camminare, ma non c'è problema, direi. Il tiro va nettamente fuori. Tanto nella vita fa il rigattiere, non ha bisogno dei piedi. Intanto credo il giudice di linea viene inquadrato adesso perché lo vediamo su una sedia. E qui chi sta su una sedia notoriamente è sempre un giudice di linea. Attenzione a Maurino, cosa ci inventa? Assolutamente niente. È passato per Tedeschi che salta un avversario, poi viene contrastato proficuamente e parte il contropiede. No, non parte perché la palla finisce sui piedoni ruvidi di Linus. Vai Cristina con Diego. Vai con Diego. Eccoci con Diego che è tesissimo perché il risultato è due pari, quindi la partita ha raggiunto veramente il clou, c'è una tensione pazzesca. Allora, che mi dici? Che è il momento clou della serata, questo momento topico, cioè il momento delle top. E quindi sì, sì. No, davvero. E adesso vediamo, siamo andati in vantaggio, adesso ci hanno raggiunto. Vedo che c'hanno dei bei fisici i disc jockey, si vede che fa bene stare alla console. Direi che i vostri sono sicuramente maggiori. Io dicevo ironicamente. Noi stiamo con le gambe sotto il tavolo. Voi puntate sulla potenza, vero? Esatto. Loro più sulla tecnica, direi. Visto che Giovanotti ha delle belle gambe, si vede che ha un passato di sportivo. Interessante. Senti, ma con che tecnica potrete vincere questa partita? Con la tecnica di mettere dentro quelli che riescono a correre, perché cominciano ad essere più diffusi. È un peccato anche che ieri, non ce ne siano, Diego. E l'altro ieri. E in mezzo abbiamo fatto anche due compleanni, quindi... Va bene, allora mentre Diego si riposa io ripasso la linea per la telecronaca. Grazie Cristina, ha avuto un'occasione pericolosa. Ancora la squadra dei DJ. Pare impossibile, ma è venuta fuori alla distanza. Ricordiamo che il loro motto nel primo tempo era unire l'utile al dilettante. E lo hanno rispettato. Bello questo controllo di palla di Amadeus. Ma anche in questo secondo tempo, con questo intervento di Amadeus, cercano di portare avanti questo slogan. Il lancio per Tedeschi solo davanti al portiere. Potrebbe saltarlo. No! La palla. Incredibile. Avrebbe detto Lazzaroni in questo frangente. Il tiro di Tedeschi si spegne fuori. E vedete ancora inquadrato Tedeschi, che è sempre inquadrato quando si dispera. E fa la faccia come Maradona. Sì. Un terzo leso praticamente. Speriamo, ma avanza. Speriamo non sia anche come Maradona nella vita, perché potrebbe essere squalificato per lungo tempo. Intanto c'è un bel numerillo. Bello. Forchetta, Bianchetta o suo zio, credo. Intanto Maurino Di Francesco arriva puntuale. Lancio per Tedeschi. È solo. È già Tedeschi in questa occasione, il suo passaggio purtroppo non viene raccolto da Ugo Conti. Sì, dalla velocità sembrava veramente Gianrico Tedeschi. Come giustamente diceva la Parodi prima, una squadra punta sulla potenza, ovvero la squadra della nazionale televisiva, diciamo. D'altra parte è Ziliani che gliel'ha suggerita questa frase, ha fatto bene. I DJ invece puntano tutto sull'agilità, ma tutte e due le squadre puntano sulle squallore. Il regista invece punta sulle donne, l'abbiamo visto adesso. Calcio di punizione inventato dall'arbitro, se ne occupa Ugo Conti. In barriera c'è Amadeus e Cecchetto, eccolo qua. Cecchetto non gli hanno spiegato che si trova su un campo di calcio, si aggira con lo sguardo perso nel vuoto. Tedeschi, e gol!
ed è gol. La barriera si è aperta colpevolmente, lo vedremo nel replay. Cecchetto sta continuando a cantare dei motivetti anziché giocare. E infatti in mezzo ai due giocatori in barriera la palla è filtrata. Il gol di Matteus di Tedeschi ricordava Matteus quando si allaccia le scarpe, quindi molto bello. Jerry Scotti si è bagnato la testa con del sudore, l'aveva lì sotto le ascelle che gli avanzava. Tiene sempre un catino lui per ogni emergenza. Ma intanto 3-2, mancano 11 minuti al termine. Un bel contrasto, Silvia Nicchiarico se la ride sotto i baffi. Ha rischiato la vita per quello che ride, il pallone stava per finirgli addosso, ma così non è stato. Ancora i DJ in avanti. È tutto inutile, tutto un attimo. Fabio Treves, vai Alberto. Vai Alberto. Eccolo qua, il mitico Treves. Allora, in vantaggio, adesso partita in discesa, direbbero quelli che se ne intendono. 3-2, sfruttando il fattore sauna, che è quello che fa vedere il quarto gol. No, no, la cronaca la fanno su Bruno Longhi e Sandro Piccinini. Ciao, bene. No, è bello vedere tanta gente riunita per una partita di calcetto. Dovrebbe essere così anche. No, ma non siamo in consiglio comunale. È la fiera della banalità questa. No, a volte non so neanche io chi sono, se musicista, consigliere. Va bene, allora basta così, grazie. Comunque sono contento. Lo ha confessato lui stesso. Linea alla Jalapa. Ringraziamo te e non lui in questo caso, ti sembrerà strano. Calcio di punizione in favore dei DJ. Un uomo che non sa cosa fare del telefonino. E allora si scappa allegramente il povero Jerry Scotti, che non ce la fa più. Calcio una di punizione. E Cecchetto si è fatto male da solo. Ha ricevuto la palla proprio lì, non chiedetemi dove, perché mi dicono che purtroppo non posso spiegarvelo meglio. Se ci fosse un replay sarebbe bellissimo. Non potrà più fare gli scongiuri, questo lo possiamo dire. Intanto... Mi può aiutare a capire dove ha ricevuto la sfera. Intanto se la passetta allegramente per un pelo Teschi non ne approfitta. Intanto il povero Cecchetto. Intanto Ringo stava per cambiare il suo nome in Rinco, perdendo un pallone con Corrado Tedeschi. Ma per fortuna dei DJ. Ecco, rivediamo il replay. Ecco. E osservate chiaramente dove è terminata la sfera. Abbiamo sentito anche un rumore di vetri, doveva avere delle palle di vetro, credo. Delle biglie. Tiene sempre una biglia portafortuna in tasca. In mancanza di altro, sul pallone c'è Fargetta. Colui che sostiene di aver giocato in Serie B, non sappiamo a quale forte, sport. Non insultarlo, è l'unico forte. Attenzione, e Bonolis tenta l'autorete Bonolis, ma non ci riesce. Sono cose tristi, dobbiamo però dirlo. Il lancio di Tedeschi è perfetto per Leopardo. Avanza poi Fargetta e si è squarciato il campo come un campo da biliardo. Tedeschi ha cercato di aumentare il buco anziché di attenzione coprirlo. Vediamo l'inquadratura sullo squarcio in campo, se possibile inquadrato un uomo, perché Giovalli credo è un bel ragazzo. Vediamo intanto Corrado Tedeschi ha rimesso a posto il campo. Applausi a scena aperta. Sono per noi gli applausi, credo. Sì, credo di sì. Non so per chi siano, ma non forse per questa ragazza. Beh, se li è meritati, una grossa prestazione la sua. Ancora Battantuono, un bello scambio con nessuno. Infatti sul pallone proprio Valli. Bonolis si fa bere come un bicchiere di calcestruzzo. Il triangolo non si chiude però. Rimessa in gioco, Ugo Conti alleggerisce verso il portiere, Bellavia, che ha l'intelligenza calcistica di un lombrico. Mario Bellavia, ricordiamolo. Se ne vantava negli spogliatoi prima con gli amici. Ma intanto... non solo quella calcistica, ma il contropiede si dipana agile e Garrulo. C'è il numero 10 Leopardo che perde il pallone una caviglia. Il numero 20 Albertino, ti devo correggere. Vabbè, la stessa cosa, tanto nessuno li conosce. Ma c'è Jerry Scotti, che vuol dire la sua. Il protagonista più sudato dell'intero Palaforum, a te la linea Alberto. Esatto, è l'onorevole Jerry Scotti in aperta contestazione. Dai. È onorevole, è in aperta contestazione, ha detto o mi fate entrare o me ne vado e non sappiamo i motivi. Ma perché non ti fanno giocare? Si può mettere in panchina uno più pelato di me, va che roba. Sì, c'è il quadrato. Cioè, in effetti ce n'è uno più pelato di lui. Lo giuro, anche se non me lo fanno vedere. Non si può inquadrare perché la luce probabilmente spara. Io due. Ma è Vittorio Fagioli? Come, dimmi? È Vittorio Fagioli? È Vittorio Fagioli il pelato. Per caso sì, Vittorio Fagioli. Ma che chi saluto. Ma chi è? Perché non lo conosce nessuno, sembra che neanche sua madre lo riconosca. È il nostro organizzatore, un fenomeno, un vero fenomeno. Deve comunque non è più sudato, è ufficiale. Non è più sudato, si gira. Gelo, sul gelo. Alberto, sai che Vittorio Fagioli deve sempre duplicare le chiavi, se no non riesce a entrare in nessun portone, perché no, non lo riconosce nessuno. Ho capito. È proprio questo il motivo. Puoi fare di meglio, ti ripasso la linea. Grazie, sei un grosso umorista. Intanto il pallone vola di nuovo in una zona morta del campo. Infatti sul pallone c'è Massimino, che lo perde in maniera direi querula. Aiutami tu, sì, Carlo. Mi sembra che forse non tutti capiranno, a cominciare da me, però mi sembra appropriato. Forse anche squallido si poteva usare, ma forse troppo offensivo. Mentre Battantuono in posta, guardate la velocità, gli schemi sono quelli di Scoglio, credo anche la preparazione atletica. In avanti nuovamente Tedeschi. Un'occasione enorme, ricordiamo che gli ultimi tre minuti la nazionale di DJ giocherà nuda e unta d'olio per mancano festeggiare l'occasione. In questo momento, Corrado poi Tedeschi, cosa ci inventi? È bellissimo, un bellissimo gol. Un preziosismo di Corrado Tedeschi e Jerry Scotti festeggia.
Ecco, intanto vedete il portiere era anche Gerry Scotti. Ne approfitta per entrare in campo perché è l'unico modo che ha per farlo, Gerry. Direi che in questa azione è stato fondamentale. Paolino Di Francesco, sudatissimo anche lui. È stato fondamentale in questa azione l'apporto di Gerry Scotti, che infatti non ha toccato il pallone, ha permesso quindi alla sua squadra di segnare. C'era Batantuono che sorvegliava che la palla entrasse. E siamo 4-2 quindi per la nazionale per noi, possiamo dirlo. Per noi, diciamo. A questo punto scopriamo le carte. Gli artisti TV vincono 4-2, come vedete in sovraimpressione. Perché per noi siamo unici artisti TV? Non lo so, ho deciso di fare per chi vince. Giorgio ha preso questa decisione sportiva. Hai fatto bene. Intanto c'è un tiro inutile, ma anche un po' dannoso, se posso dire. Si spegne brutalmente. Il commento è della Jalapa Sben, come potete vedere. Si tendono a dirlo perché le denunce vengano a noi direttamente spedite. Si mettono le mani avanti. E intanto Cristina Parodi ha di fianco a sé uno dei non protagonisti di questa gara, Mauro Di Francesco. Esatto, Mauro Di Francesco. 4-2 state vincendo, ma questi DJ sono scarsi o siete bravi voi? Ma forse siamo più abituati di loro a giocare, anche se giochiamo a 11. Senti, ha detto Diego Balantuono che per te questo campo di calcetto è come per gli altri un campo normale. Beh, ma quello che dice Diego, vai, me lo dice da 40 anni. Mi tocca subirlo. E tu sei uno dei pilastri della squadra, quando rientri? Rientrerò tra poco, gli ultimi 5 minuti no! Entrerà la formazione. Scusami, migliore. Scusami, c'è un gol. Io bellissimo. Vorrei che il replay... Linea alla Jalapa. Ecco, ti ringraziamo, c'è il 4-3, vorrei che il replay facesse capire quanto è furbo il portiere. Speriamo si è che si capisca quello che ha fatto, ecco. È uscito rimanere... come Landucci nelle migliori occasioni, infatti Oppini lo sta schiaffeggiando. Ecco, rivediamo l'uscita. Un colpo di genio. Molto quello bella. Di la barriera lo guarda. Attenzione, potrebbe essere il 4 pari in questo caso, mi metterei a tifare per i DJ. Potrebbe, no. Marone era uscito altrettanto male, ma stavolta è stato graziato. E quindi ancora 4-3 per noi, ci tengo a dirlo. Ha passato la palla ai posteri in questa occasione. Senti, quando Fargetta. Siamo 4 pari è 4 pari per noi, no? Esattamente. Ah, ecco, volevo capirlo. Intanto Gerry Scotti inquadrato. Chiama la palla, ma giustamente la palla non lo sente. Batte però questo fallo. Benché siano parenti stretti, credo. Intanto c'è Mario Fargetta che recupera. Si dirige verso la metà campo, punta Gerry e lo salta. Gioca da solo, diciamolo. Potrebbe passarla a Ciucciu, che infatti riceve. E Zumbo! E Zumbo davanti al portiere, niente da fare. Bella era Wanagana, vi devo correggere, era Wanagana davanti alla porta, ma non mi spiace dirtelo, Wanagana è uno scandalo, non l'hanno convocato. Sono cose tristi da dire, intanto c'è un tentativo. Tassotti, Tassotti, signori, inquadrato. Con il figlio, immaginiamo. Che ha già un pallone in mano, quindi si sa già il futuro del figlio ma di Tassotti. Ma perché il figlio è bello, scusate, ci deve essere qualcosa di strano. Avrà preso dallo zio, dal cognato, non lo sappiamo. C'è un bambino che piange, è proprio il figlio. Però si scappera, come penso faccia anche il padre. Sono cose belle da vedere, si è ripreso il gioco. Sì, no, sta titillandosi il labbro, non siamo così pesanti. Intanto ha Batantuono stremato. Eccolo in coma, vedete, fate entrare in fibrillazione, fate entrare un medico. Encefalogramma piatto per Batantuono, intanto si va avanti. Il pallone viene perso a metà campo. Non ho visto, Treves mi sembrava, dall'iniziativa squallida era sicuramente Treves. In questo momento mancano solo 4 minuti, sempre 4-3 per noi. Attenzione, i DJ cercano di portare un'insidia verso la nostra porta. No, verso la loro, la portano invece. Maringo riesce clamorosamente a tenere il pallone tra i piedi. L'eroe della gara. Eccolo qua, allora il bomber Tedeschi, 2 gol. È vero che avete chiesto l'interdizione del portiere per l'azione di prima? Sì. Una bellissima partita comunque. Io risento del momento favorevole di tutta la mia squadra, cioè la Sampdoria. Io sono un noto sampdoriano in questo momento, insomma, va notissimo. Bene. In effetti sta andando bene, sembri quasi bravo. Ma io ho un passato, molto lontano. Sicuramente non è un futuro. 4 anni nelle giovanili della Sampdoria, proprio per questo che c'è questo amore. Non ci crede nessuno. Adesso... Non ci crede nessuno in regia. No? Dai delle dimostrazioni, fai qualcosa. Io 2 li ho fatti, adesso entro e faccio un altro, cioè, dedicato prima... alla regia. Va bene, promesso. Va bene, grazie. Gerry Scotti sul pallone, se lo inquadra, eccolo qua. Un bel tiro inutile, andava 2 all'ora, il nostro telebeam. Cioè la velocità doppia rispetto a Gerry Scotti quando corre, mentre intanto sono ancora... Perché corre Gerry Scotti adesso, mi dai questa novità così senza saperlo? Lui dice che corre, in realtà tende a rotolare sul parquet, ma attenzione ancora Gerry, un bel passaggio. Gran palla di Gerry Scotti e purtroppo non viene sfruttata. Un lancio sapiente, il suo dal mancano... simpatico Ugo Conti, autore di un gol. Mancano solo 2 minuti e mezzo. Ed è Fiorello, ovvero un ignorantone del pallone che si libera. Abbiamo il replay, ecco Gerry. Intanto il tiro in effetti. Ringraziamo la regia per questo replay sul tiro di Gerry Scotti, l'ha anche velocizzato per cercare di farlo sembrare più veloce. È tutto inutile, cara alla mia regia, ti abbiamo cuccato. È tutto un attimo, ma attenzione perché c'è una punizione da 106 metri per la nazionale dei DJ. Se ne carica credo ancora Fargetta, praticamente gioca solo lui da un paio d'ore. È per questo che i DJ hanno fatto 3 gol. Alberto Smile, attenzione. Al posto di Gerry Scotti. Qui ai danni c'è di Baresi. Uno che imita Occhetto, l'avete visto. C'è un'ammonizione, non si sa a chi. Credo al massaggiatore. No, a Ringo.
il portiere dei Ringo della Boys, nazionale dei DJ e anche dei Ringo Boys. Viene effettuato un massaggio, ma è solo per perdere tempo, manca infatti soltanto un minuto al termine. È entrato il padre di Giucas Casella in qualità di massaggiatore, vedete. Sono momenti belli della gara, come vedete Fiorello si dimostra per quello che è, vedete come cammina. Eh sì, lo sapevano tutti d'altra parte, ma questa sera in tutta Italia si capirà. Applausi a scena aperta, non so per chi, credo per Diego Abbatantuono. Così, a caso, ne scelgo uno a caso. Ed ecco un lancio di Smaila, Tedeschi che tenta la conclusione al volo. Ce l'aveva promesso questo gol Tedeschi, ma ha sbagliato, però tira giù i pantaloncini. Vabbè, adesso entra in campo Don Lurio, fra un po' e facciamo tutta una bella festa. Intanto c'è se entra in campo Don Lurio, credo che Fiorello non se la passi liscia dopo lo show di prima. Vedete ancora un tentativo in avanti scoperto, ma niente da fare, di nuovo Marco Bellavia. Per dire inusitato, eh? Sì, ma non ho usato perché è un termine troppo forte per questa rete, per questo orario. Un bellissimo intervento in anticipo di Giungiu Gingu, credo sia il nome di questo DJ. Sono, hanno dei bei nomi questi DJ. Guardate Smaila, guardate, è bellissimo. Male. Però ha due piedi veramente vellutati, avete visto il tiro di Smaila? Si perde nel pattume generale, intanto c'è un'azione di Forchetta. Attenzione, potremmo pareggiare. Come potremmo? E invece no, è sempre 4-3 per noi. Ah, per noi, ecco. Certo. Raccomando, mi stavi facendo avvilire, c'è un calcio di punizione però per noi, credo. Ecco, ora lo battono mentre Bellavia adesso fa una furbata e esce dal campo. No, con la botta in testa forse è rinsavito, almeno ce lo auguriamo. Corrado Tedeschi inquadrato. E vediamo lento come un singoli bini sul pallone, c'è il simpatico Mario Fargetta. Che nella vita credo faccia il lestofante. Osservate le gambe di Smaila. Non si sa cosa si protegga, Smaila. Sono anche marchiate con un prosciutto di Parma le gambe di Smaila, lo ricordiamo. Eccolo. Ma perché si ingobbiscono? Non lo so. Cazzo di pressione. Ed è gol. Ed è gol. Il tempo ancora lui. L'orologio è scaduto, tra l'altro. Non so se ci saranno i rigori oppure se verrà omologato il risultato di parità. Vediamo, il pubblico in non è contento. Caso noi avremmo pareggiato. Il pubblico non è assolutamente contento di questo gol. Vediamo il replay, una grossa legnata. Bellavia si è tolto, giustamente. Una lasagna tumida, la definirei. Sì, una lasagna tumida al peccato. E vedete l'esultanza legittima per questo pareggio. Intanto vedo Alberto Daguano, cioè nessuno al microfono. Esatto, ti voglio sempre più bene, ti ringrazio. Comunque adesso qui c'è il dramma della nazionale DJ. Dopo aver visto quello che ha fatto Fiorello, nessuno vuole fare la doccia. Perché? No, no, non c'è problema, anche se ci dovrebbe essere visto lo spettacolo. Io se non conoscessi Fiorello molto bene e se non sapessi in che senso di lupo mannaro notturno, sarei veramente molto preoccupato. Invece vi assicuro, tranquilli, non c'è... Ok, non ci preoccupiamo, allora linea a Santin. Grazie Daguano, è finita intanto la gara, 4 pari come potete vedere da questa inquadratura. Sì, ma 4 pari per noi, ci tengo a sottolineare. Hai fatto, Marco, bene a dirlo Carlo, si abbracciano tutti. Nessuno è Fiorello che abbraccia più degli altri, non capisco perché. Sono cose tristi, a questo punto noi possiamo salutarvi. Ci sarà un po' di pubblicità e dopo riprenderemo la linea, non noi, ma Massimo Marianella. Ma e dai, e veramente? Motorino, ma non dobbiamo commentarla noi di nuovo? No, 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 ci sono loro perché l'incontro è serio, l'incontro è fra la selezione Milan-Inter e la nazionale calcetto italiana. Allora ciao a tutti. Commentiamo noi. No, volevo ricordare una cosa, che domani ci sarà un incontro tra l'Associazione Medici Dentisti e l'Ente Nazionale Maneggi Sessuali, un incontro il cui incasso verrà devoluto alla Lega per la lotta contro Alberto Daguano, sono cose che vanno dette e ricordate. A questo punto pubblicità, ciao a tutti e buonasera. Chi cambia canale è uno sbarabaus. Ciao! Eccoci qui quindi con la nazionale DJ, grande protagonista, una rimonta eccezionale, non ci credeva nessuno. Devo dire che la strategia è stata realizzata perché a un certo punto l'allenatore ha detto fuori cecchetto e abbiamo pareggiato. Ah, quindi conta qualcosa l'allenatore? Sì, conta, mi ha tolto immediatamente. Mario Fargetta, eccolo qua. Ciao. Ciao Mario. Ciao e basta, per un DJ. Oh no, è stata dura, però abbiamo pareggiato, questo è importante. Ma è vero che sei meno DJ e più forte degli altri? Le due cose magari vanno di pari passo. Diciamo che tutte e due sono pari. No, diciamo che come DJ è ancora più forte che come calciatore. Pensate cosa fa in radio. Ed ecco il colpevole, l'allenatore. Nonostante Jovanotti hanno pareggiato, quindi sicuramente un grande risultato. Entrare in campo ad un tratto, visto, perché non riuscivamo più a vincere, allora mi sono spogliato, sono entrato in campo e siamo riusciti a pareggiare. Chi è il peggiore di tutti, anche se è difficile stabilirlo? Io sicuramente. Sì? Ma anche Fiorello. Allora, stavamo dicendo che i tuoi compagni non volevano più fare la doccia dopo quello che hanno visto in campo. C'è da preoccuparsi adesso? Non volevano fare la doccia? Eh no, perché quando ti hanno visto leggermente effeminato ho detto noi la facciamo vestiti o non la facciamo. Tesoro, ti dirò, lo scopo di giocare per me è stato proprio questo qui. Alla fine puoi stare tutti negli... Vero o no, Fausto? Di stare, diciamo così, e negli spogliatoi. Ma te lo immagini, Amadeus nudo, che bello. Fausto, ecco, tu che sei l'unica persona seria. Lui, no. Lui è l'autore di un pezzo famoso che è andato a Sanremo, Spalle al muro, sì. Che adesso... Adesso capiamo perché. Toi, poi dopo saponete quelle cose... Dai, a tua discolpa. Stavo scherzando. Speriamo. Vai, no, stavo scherzando davvero, no, davvero stavo scherzando. Tu allora... mi dicono che sei bravissimo nell'imitazione di Ciotti, quindi radiocronaca succinta dell'incontro. Ciotti?
È stata una grande partita, soprattutto portata avanti da De Giochi. Sono stati molto bravi a giocare, ben determinati nelle fasce. Quando a un certo punto Mauro Tassotti, che sta qua col suo bambinino tassettino piccolino, i De Giochi sono portati in avanti. Comunque, scusa, Maria Teresa Rutta, eccola, sta là. E da Fiorello la linea a Cristina Parodi. Grazie, in mezzo a questi scatenati calciatori abbiamo un calciatore vero, Mauro Tassotti, con tanto di bambino. Allora, hai visto la partita di prima? Sì, no, ho visto soltanto poco, sono andato nello spogliatoio, dovevo giocare ma un infortunio mi permette di giocare, però mi fa molto piacere essere qua. Sì, dammi qualche giudizio tecnico sui giocatori che hai visto, che stanno qua a ascoltare tra l'altro. Qualcuno l'avevo già visto, i DJ non li conoscevo sotto il profilo calcistico, ma gli artisti così, mi è capitato di fare anche una partita con loro. Sapevo che qualcuno era molto bravo, visto che Diego Abbanatone ha fatto un bel gol, mi fa piacere. Senti, e quindi tu nella partita dopo non ci sarai però? No, non ci so, perché ho preso un colpo ieri a Pisa e non è il caso di rischiare. Ma queste partite poi sembrano tanto per ridere, però in effetti tutti ci tengono moltissimo. Hai visto anche questo incontro tra i DJ e tra gli artisti TV? Era veramente acceso alla fine. Credo che è stata più accesa questa partita che sicuramente quella che verrà successivamente, perché quando uno non lo fa per professione si impegna molto di più. Direi che il successo di pubblico è straordinario per una serata così di beneficenza. Fa molto piacere vedere un palazzetto così pieno. Sì, veramente siamo molto contenti. Senti, i tuoi compagni, questa selezione di Milan-Inter, sfideranno la nazionale di calcio a 5. Secondo te è un incontro difficile? Ma è difficile perché sicuramente noi calciatori non siamo abituati a giocare questo tipo di calcio, mentre gli altri lo fanno per professione. Direi che sarà un incontro interessante da vedere, perché credo che loro sono un po' avvantaggiati dal fatto di conoscere meglio questo gioco. Il fatto di trovarsi insieme Milan-Inter, proprio a questo punto del campionato, poi particolarmente acceso. È un fatto simpatico, ogni tanto succede, direi che noi ci ritroviamo volentieri. Bene, allora stiamo a vedere tra poco questo incontro tra la selezione di Milan-Inter contro la nazionale di calcio a 5. Io per ora restituisco la linea alla regia, ci risentiamo tra pochissimo.